la scaletta e sul blog sa benissimo di cosa sto parlando. Io invito soltanto a restare collegati e se la radio non va bene, collegatevi attraverso la rete con digitando www.delta1.it. Abbiamo lo streaming, oggi dovrebbe andare bene, dalla regia mi dicono di sì, quindi andate su www.delta1.it e ascolterete monitor l'informazione a 360 gradi. Io direi di partire con la prima ospite, senza aver prima fatto un attimo di una piccola prefazione. L'8 marzo c'è stata è la giornata della donna, che impropriamente, secondo il mio modesto avviso, e non sono solitaria in questa mia convinzione, l'8 marzo è una festa, è una giornata di riflessione e non una festa. Purtroppo il consumismo l'ha portata a diventare un happening di donne che si incontrano, vanno al ristorante, seguono gli striptease, ho sentito di notizie di tutti i colori, e quindi non è questo che le donne vogliono per la parità, le donne vogliamo ben altre cose. Forse stasera qualche accenno, qualche spunto lo daremo durante la puntata. La prima ospite della serata di questa sera, quindi, abbiamo un'avvocatessa storica per la città di Grottaglie, e ora vi spiegheremo come la possiamo definire tale. Si tratta dell'avvocato Rosa Lupo. Buonasera avvocato. Ciao, buonasera. Un'avvocata storica perché lei è diventata avvocato nel lontano 1980, vero Rosa? Certo. Ecco. Poi hai cominciato il tuo lavoro da legale e hai cominciato col penale, sei stata molto coraggiosa. No, è stata un'occasione, c'è stato un avvocato di Bologna, l'avvocato Ghidoni, che mi ha offerto se volessi fare insieme a lui, poiché non poteva sempre venire da Bologna, il processo di prima linea, un processo storico per Taranto. Io umilmente ho accettato. Ed è stato, diciamo così, il mio lancio professionale, anche perché avere successo può anche essere un fatto occasionale, lo possiamo avere tutti, poi è difficile mantenerlo. Certo, però è stata una scelta coraggiosa, perché magari ci stanno ascoltando delle ragazze giovani e non possono capire cosa poteva significare intorno agli anni 80 essere tra le poche donne penaliste. Com'era l'aria che girava? Che sensazione avevi nel tribunale di Taranto, no? Giusto? Sì, sono sincera, io non ho mai avuto difficoltà ad inserirmi in un contesto maschile, perché sono stata, credo, una donna molto molto fortunata, avendo fatto pratica a Lecce dell'avvocato Vittorio Emone e poi anche dell'avvocato più piccolo di Taranto, che sono stati per me dei pilastri. Se tieni presente che Vittorio Emone mi diceva sempre: non si può essere avvocato tenendo distinto l'ambito professionale dal costume di vita. E diceva sempre che essere avvocato è virtù dello spirito e capacità di piegarsi soprattutto sull'uomo caduto, comprenderne l'interiore tristezza, coglierne l'umanità. Questi sono gli insegnamenti che mi sono stati profusi. Quindi ripeto, sono l'avvocato Emone ha fatto scuola. Perciò dicevo, sono stata una donna fortunata. E quindi ho subito compreso il privilegio che la sorte mi aveva riservato, permettendomi appunto di fare una formazione con tali professionisti. Quanti processi, quante lezioni di vita mi hanno dato questi grandi professionisti, anche perché ritengo che per fare la penalista non basta soltanto amare il proprio lavoro, occorre la passione. Sempre ripeto quello che diceva Aimone, che sarete degni di essere chiamati avvocati se saranno i muri, le banche, cioè del palazzo di giustizia, a proclamare il vostro valore. Non saranno certo i giornali, le fotografie della televisione a farvi assurgere a grandi avvocati. Come dargli torto. Certo, ma questa affermazione sembra che l'abbia fatta avantieri, no? Sì. A giudicare, andiamo un attimo a quello che è l'attualità, il caso di Sara, no? Eh sì, quel è stata una forma emblematica. Di stalking mediatico, sono completamente in disaccordo con questo tipo di pubblicità.
verità, cioè i processi vanno fatti nei tribunali, non si possono fare in televisione, assolutamente. Quindi contrarissima al circolo mediatico, molto molto contraria, assolutamente contraria, che poi si ritorce anche su quegli avvocati che diciamo abbastanza giovani non comprendono, che poi vengono travolte come sono stati travolti. Certo, e poi abbiamo visto qual è stato l'epilogo. Oltre, tu hai iniziato con questo processo di prima linea, quindi ti ha preso moltissimo, però poi dopo non ti sei tirata indietro quando c'è stato da difendere omicidi passionali, sei stata una delle prime anche a difendere le violenze carnali, come donna, no? Sì, era... certo, come parte civile, certo, ecco. Anche. Beh, perché, come dicevo prima, avevo questa passione nel capire le persone che cadono, le persone che soffrono, e se non si è avvocati empatici nel senso di capire la sofferenza di chi sta di fronte, allora si cambia lavoro, si cambia professione, oppure si fa altro nella vita, perché bisogna capire soprattutto la sofferenza di chi sta di fronte. Tra l'altro sei presente anche all'interno del consultorio da tanti anni, da quanto tempo? E lì, anche lì hai la possibilità di vedere e di seguire casi spesso anche importanti e particolari. Lavoro da 30 anni al consultorio, mi occupo molto di mediazione familiare, di separazioni, di adozioni, di problemi di guardare anche la fascia giovanile. Anche, ho seguito anche casi di violenza, di incesto, casi molto molto particolari, certo. E la gente si meraviglia che riceve la consulenza mia, come anche quella degli altri colleghi, per carità, gratuitamente. Questo penso sia una cosa molto molto bella. Certo, è importante. Io me lo sono sempre chiesto, ma questi avvocati che sono nei consultori, sono avvocati alla stessa maniera di quando sono pagati, agiscono in modo uguale oppure c'è un po' di rilassatezza? No. Io insieme agli altri colleghi svolgiamo il lavoro ugualmente, certo non li possiamo rappresentare in giudizio, questo sì, però i consigli che io do al consultorio sono gli stessi che do presso il mio studio privato, queste persone non le posso rappresentare in giudizio, però spiano la strada e sui loro dubbi. Certo, quindi diciamo che la tua professione è stata molto incentrata dalla parte delle donne? Soprattutto adesso che mi occupo di stalking, sì, in quest'ultima parte. Non rinnego che ho cominciato con la manovalanza, diciamo, con il crimine, quello organizzato, ho fatto molti processi anche di criminalità organizzata, ma quello è il percorso di quasi tutti i penalisti, poi si fanno delle scelte dopo. Ah, ecco. Quindi tu, anche quando... il primo maxi processo erano di 114 imputati, io difendevo 9 camorristi. No. deve essere forte anche, no? Cominciare con leggere i quaderni delle corda, i giuramenti, eccetera, tutto i loro linguaggi, i loro codici, no? Entrare nel loro linguaggio, penetrare nel loro ambiente, cercare di capirli, anche se si può anche no, soprattutto non si condividono scelte, però bisogna avere un punto di vista. Certo, e quindi è lì che si basa poi tutta l'impalcatura difensiva. E quindi tu dal 2009 sei presidente della locale commissione per le pari opportunità, istituita presso la Camera Penale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto. Come mai ti sei aperta anche a questo tipo di delle pari opportunità? Credi che nell'ambiente, cioè innanzitutto cosa fa questa commissione? E poi ci sono problemi anche nell'ambito del vostro ordine di pari opportunità? Quello dappertutto, anche perché noi donne siamo abituate diciamo a vivere. Dobbiamo essere sinceri, che i maschi detestano che tra di loro si dimostra debole, mentre le donne molte volte disprezzano, io credo, le proprie simili che sono forti. Quindi trovare una donna che onori le proprie ambizioni, secondo me, è un'impresa molto ardua. Quindi molte volte io vedo che ci sono delle differenze soprattutto di approcciarsi alle questioni. Questo è un incarico che mi ha fatto molto piacere ricevere, io l'ho ricevuto in seno alla Camera Penale di Taranto,
insieme ad altre colleghe. Quindi in special modo in questo periodo mi sto occupando di stalking, perché di antipersecutori purtroppo in questi tempi ce ne stiamo occupando. Le cronache dei giornali sono. Come è l'impianto, l'intervento dell'avvocato, la persona che si rivolge a Rosa Lupo, l'avvocato Rosa Lupo, perché vittima di stalking? Vogliamo dare qualche consiglio a chi ci ascolta che magari ha questo problema? Come si deve muovere anche per salvaguardare la sua incolumità e spesso anche quella dei figli o delle persone più care a loro? Intanto molte donne non pensano che le persecuzioni che ricevono possano essere oggetto di attenzione penale. Sì, c'è questo tipo di cultura che bisogna sfatare. Credono che quegli atti persecutori possano essere frutto del carattere del loro uomo. Si abituano quasi alla violenza psicologica. La giustificano? Sì, molte la giustificano. Non sanno che che vengono plagiate, che stanno subendo pian piano tutto il lavaggio del cervello, fin quando poi non c'è l'esplosione finale, che può essere semmai la violenza fisica. Ma quando mi raccontano le loro storie, sembrano quasi rassegnate. Addirittura. E certo, adesso ne prendono atto perché se ne parla più frequentemente. C'è più consapevolezza, certo. Perché molte volte pensano, ma sono anche parlando fra donne, se una donna si confida con un'altra donna, pensano che questi atti persecutori possano essere delle attenzioni particolari, semmai. E quindi vengono sottovalutate. Moltissimo. Sì, certo, c'è questa sottovalutazione. Ripeto, proprio fin quando poi uno sfocia nell'atto estremo, anche perché lo stalker è un ottimo manipolatore, conosce molto la psicologia femminile, quindi c'è questo approccio anche sulla dente. Ah, quindi quasi li vogliono bene. Sì, anche ci sono vari tipi di stalker, c'è per esempio il rifiutato, che reagisce alla conclusione di una relazione, per esempio. E lo stalker reagisce spinto da un misto di vendetta e di desiderio di riconciliazione, può essere l'ex partner. Poi c'è il cercatore di intimità, che è colui che agisce al fine di valutare, di instaurare una relazione con soggetti di cui per esempio si è infatuato. Le vittime sono in genere sconosciute o semplici conoscenti, per esempio i colleghi di lavoro. Poi c'è lo stalker rancoroso, che agisce per vendicarsi di un torto reale oppure ritenuto tale, con l'obiettivo di spaventare, di vendicarsi con la vittima. Per esempio il cliente insoddisfatto di un servizio, i principali vittime sono proprio gli avvocati, i medici. Ah, certo. Poi c'è lo stalker predatore, che agisce credendo la vittima per appagare un desiderio di tipo sessuale e di controllo. Le condotte di stalking sono spesso accessorie ad ottenere l'obiettivo. Infatti, proprio lo stalker predatore è quello più pericoloso, proprio per i maggiori rischi di natura sessuale e omicidia che rischia la vittima. Poi c'è infine il corteggiatore inadeguato. Agisce per instaurare una relazione, in genere intellettualmente limitato e socialmente inadeguato. Quindi, molte volte dicono: io non sono un nemico. C'è una frase latina che dice: amor est mi causa sequendi, è per amore che ti inseguo. Addirittura, certo. Si arriva a questo punto. È proprio l'alterazione del significato delle cose, quello che un avvocato deve capire, deve decodificare il comportamento malato. Questo è un amore malato. Per esempio, negli articoli dei giornali, quando viene fatto il titolo, li uccide per amore. No, non uccide per amore, uccide perché è violento. Quindi bisogna parlare soprattutto della violenza dell'uomo, non dell'amore dell'uomo. Quello non è amore, quello è violenza. La violenza proprio. E quando, a che punto la donna si rende conto che è in trappola, che questo stalker ormai l'ha messo con le spalle al muro? E cioè, quando decidono di venire dall'avvocato, è difficile? È difficile, però adesso avviene per fortuna in modo più frequente. È difficile per quello che dicevo prima,
perché il fatto che le forme di violenza contro le donne siano variegate fa perdere di vista il senso vero del fenomeno, cioè la sua normalità. Non mettiamoci a cercare mostri, perché se no ci mettiamo a cercare mostri, andiamo alla ricerca di una persona particolare, invece no, sono invece uomini normali, certo. Sono i nostri mariti, i nostri vicini di casa, il nostro allenatore, il maestro di scuola, il nostro figlio. Cioè si può generare ovunque. Sì, certo. Si può generare ovunque. Chi sono questi uomini? Sono degli uomini qualunque di tempo, sono uomini nati e cresciuti in un mondo che ha detto loro che le donne non contano e che quindi è socialmente accertato che la donna sia subordinata all'uomo. Perché sì? Perché una donna? Soprattutto una sorta di misoginia. Sì, certo, certo. Anche perché viene sempre sottolineato molte volte che le donne devono uscire dal silenzio, che devono trovare il coraggio di denunciare, come dicevi tu, che subiscono senza ribellarsi, che sono stupide se non reagiscono. E ancora una volta la colpa è sempre soprattutto delle donne che arrivano a farsi ammazzare perché poveri, deboli, insicure, vegliette, che non hanno la forza e il coraggio di denunciare. Se gli omicidi in assoluti calano, invece i femminicidi proporzionalmente crescono. Sì, sì, negli ultimi tempi sono molto cresciuti. E quanta gente che si avvicina, quante donne si avvicinano attraverso il consultorio? Parecchie sono tante? Donne, sì, parecchie donne raccontano di questo. Quindi è un canale, il consultorio è un canale, cioè, un canale ancora valido, nonostante i problemi che si hanno con i consultori per la loro sopravvivenza. No, il nostro per funziona bene. Molto motivata, tutti gli operatori sono molto molto motivati e funziona benissimo. Quindi trovano un ottimo porto dove rifugiarsi e averne ragione. Cambiamo argomento prima di chiudere, ci mancano 6 minuti alla chiusura della prima parte della nostra trasmissione. Volevo saltare, diciamo, di palo in frasco all'argomento di attualità del momento, cioè la politica. Grottaglie fra un po' cambierà il suo sindaco, il suo consiglio comunale, nonché il governo della città avrà altri connotati, non sapremo chi ce la farà, sono in corso il mercatino dell'usato e del nuovo lavato per dirla con una battuta, giusto per non prendersela molto sul serio. Cosa ne pensi tu della politica? Non ho mai fatto politica di partito. Penso che il mio lavorare, il mio essere presente sul territorio, però sia concretamente fare politica. Mm-hmm. Per esempio, per quanto riguarda il discorso delle quote rosa, io personalmente ritengo che non siamo una riserva di caccia, non dobbiamo. Però ero contraria fino a poco tempo fa, però ritengo che ci debbano essere. In ogni caso, io faccio una proposta. Chiediamolo alle francesi, che quella legge già ce l'hanno. Quindi cominciamo a fare qualcosa. Per noi donne. In Norvegia hanno toccato quasi il 40% ed era il 2008, quando puntavano alle quote del 40% e ci sono quasi riuscite. Noi ci arriviamo adesso. Ecco. Però se è un sistema, no? Questo, se è uno strumento che ci consentirà ad entrare a far parte delle famose stanze dei bottoni anche della politica, e perché no? Usiamo le ste quote rosa. Sì, ma io ritengo che per noi donne l'autostima è la causa, non la conseguenza del raggiungimento del potere. Se se ce lo regalano il potere, ammesso che ce lo regalino. No, ce lo regalano. Dobbiamo vedere se sapremo usarlo. Ecco, sì. E questo è importante, molto importante. Se poi le donne votano anche le altre donne. Perché c'è anche questo discorso, perché certo. Le donne che si impegnano in politica spesso subiscono la delusione che le donne che dovevano essere le prime loro paladine, le loro elettrici, votano maschi. Certo. Ed è una cosa abbastanza... è evidente, non scappa, però se vogliamo qui a Grottaglie c'è qualche cambiamento, stiamo facendo un cambiamento, sì, e Taragusa può essere un segnale molto positivo, forse sarebbe la prima donna sindaco della città di Grottaglie, siamo dovuti arrivare al 2011 per fare questo.
forse il tetto di cristallo si sta inclinando. Lo sfondiamo proprio. Sì, certo, lo sfondiamo. Io mi avevo di sfondarlo. Certo. Anche perché se mettiamo da parte l'ostilità donna contro donna, Eva contro Eva, e certo, forse Eva ci può dare una mano in questo senso. Certo, e quindi questo cammino, quindi tu lo vedi bene. Sì, lo vedo bene. Perché qualcuno ha avuto da ridire, sì, vabbè, ma c'è il discorso anagrafico. Perché no? Possiamo anche partire, anche se c'è un discorso di che è una persona quando che non è più sì. giovane. Quando non si hanno argomenti. Si appigliano. Si appigliano a cose per colpire ed affondare. Quindi ritieni, ma hai mai pensato di farla... personalmente politica, so che c'è stato... Da 30 anni me lo propongo, lo so sì, che è rifiutato. Io so che anche quest'anno anche c'è stato chi ha bussato alla tua porta e ha detto fai la candidata sindaco. No, non ne la capacità, perché sono abituata a fare poche cose e credo di farle, non dico bene, ma mi sforzo di farle nel migliore dei modi. Quindi non avrei la capacità di dare delle risposte a tutte le domande che inevitabilmente ti fa il sindaco. Devi rispondere. Infatti. Quello è uno spirito troppo libero per essere un po' ingabbiato. Perché volenti o nolenti, nel momento in cui si diventa amministratore della cosa pubblica, vuoi comune, provincia, regione, e comunque i compromessi fanno parte della politica. Certo. È inutile che sia la dialettica politica. Certo. Quindi. Bene, allora, avvocatessa Lupo, credo che abbiamo spaziato nelle varie tue sfaccettature. Io ritengo, tornando a Taragusa, che niente è più destabilizzante come una generazione di donne istruite. Ritengo che è la donna l'arma di distruzione di massa, che appunto i regimi integralisti guardano con orrore. Credo che molte volte la società si sente minacciata dalla donna che abbatte gli stereotipi, senz'altro. Anche perché poi, dicevano tutta, le donne devono fare le cose due volte meglio che essere giudicate brave la metà. Infatti, ecco, con questa bella frase ti saluto, ti auguro un buon lavoro e ti ringrazio per aver dedicato questa mezz'ora a Radio Delta, a questa mia trasmissione, nostra trasmissione Monitor. E abbiamo fatto un piccolo viaggio e quindi poi lo ripetiamo magari. Senz'altro. Magari lo facciamo a livello tematico, ci prendiamo un argomento, perché no, ritornando sullo stalking, secondo me non sarebbe male, perché sicuramente avremmo da dire molto di più. Ti ringrazio e buonasera. Buonasera.